Carissimi ragazze e ragazzi, studenti dell'Istituto Cosmai di Biceglie e di Trani, ho sentito il dovere di rivolgermi a voi con questo videomessaggio perché è l'unico canale sicuro ed efficace di comunicazione alla luce degli eventi e delle disposizioni governative che riguardano l'emergenza nazionale e ormai globale legata al coronavirus. Come sapete, è un decreto del 4 marzo che ha deciso la chiusura e la sospensione delle attività didattiche nelle scuole. Ne è seguito un altro di domenica 8 che aggiunge misure ancora più restrittive, estende le cosiddette aree di zone rosse e dalle quali e verso le quali è impedito spostarsi. Si impongono divieti di manifestazioni culturali, sportive, ricreative. Per limitare le possibilità di contagio si impongono regole atte a mantenere la massima igiene, si suggerisce di non uscire di casa. Dobbiamo osservarle queste disposizioni. Nessuno può ritenersi immune e invulnerabile. Voi non siete immuni e invulnerabili perché siete giovani, mentre l'epidemia miete vittime tra le persone anziane. Pensate ai vostri genitori, soprattutto ai vostri nonni, amici e parenti immunodepressi o oncologici che vivono in una condizione di fragilità e proprio voi potreste essere i vettori di questo virus di cui si studia ancora la biologia, le cure, un possibile vaccino. Chiudere le scuole è forse il segno che sottolinea più di tutti la drammaticità e la criticità di questo momento storico, perché la scuola è il cuore della società, è il luogo degli incontri formativi, lo spazio-tempo in cui avere la possibilità di crescere, studiare, imparare ad essere, costruire il proprio futuro, diventare cittadini e lavoratori consapevoli, critici, liberi, onesti. Sento il dovere di parlarvi non solo come dirigente, ma anche come cittadino e come padre, un padre di due figli che non può abbracciare perché uno residente in Lombardia e l'altra in un paese estero. Non intendete questo tempo come una lunga vacanza, una festa inaspettata. La scuola non si ferma e la nostra scuola non si è fermata. Il personale ATA, dal direttore amministrativo agli assistenti amministrativi, gli assistenti tecnici, i collaboratori scolastici, sono regolarmente in servizio, così come lo sono i docenti e io stesso. Le attività didattiche proseguono a distanza, con le modalità che vi sono state suggerite e con altre che stiamo ancora definendo e che hanno la stessa validità di quelle in presenza. Lo studio è un diritto che non vi viene negato, ma è un seme, è un dovere a cui non potete e non dovete sottrarvi. Dovete sentire perciò l'obbligo di consultare i materiali che vi vengono proposti dai docenti, giorno per giorno, consultare il registro elettronico, il sito web del nostro istituto. Ora più che mai la tecnologia può esserci di aiuto. Se i tempi dovessero allungarsi, poi arriverà il momento delle verifiche e anch'esse avranno la stessa validità di quelle realizzate in classe. Seguiteci e come fate con i social network. Vi lascio e vi saluto con l'affetto e con l'augurio di potervi rivedere quanto prima nelle aule attualmente vuote, pulite, silenziosi, mai così tristi. Mi manca la vostra energia, il vostro entusiasmo, il vostro chiasso, di cui prometto non mi lamenterò più. A presto.